Giuseppe Sartiano, assessore politico sociale, terzo municipio, 10 minuti di tempo, ma so che hai idee chiare e quindi sei in grado di esprimerti con sintesi. Buongiorno a tutti, grazie per, insomma, ringrazio il tavolo Sanità per l'invito. Con il tavolo ci conosciamo da un po', io prima di essere assessore alle politiche sociali del terzo municipio sono stato referente del tavolo politiche sociali cittadino e in quella veste ci siamo incontrati più di una volta ragionando proprio sull'integrazione sociosanitaria. Ora da piccolo amministratore locale, diciamo, comincio a toccare con mano che cosa vuol dire amministrare e provare a fare dei tentativi per l'integrazione sociosanitaria. Vi comincio a raccontare qual è la mia esperienza, insomma, che è un'esperienza simile probabilmente a quella dei colleghi assessori che stanno qui. Ci insediamo a luglio, primi passi, cerchiamo di capire dove stiamo, con chi abbiamo a che fare. Diciamo, vi racconto tenendo come focus la sanità, perché di cose ne abbiamo viste e fatte tante altre, però con il focus sulla sanità. Il primo incontro a luglio è stato con l'allora commissario straordinario dell'ASL RM1, poi diventato direttore generale dell'ASL RM1, per una prima conoscenza. I punti emersi subito sono due, che poi sono rimasti costanti nel corso del tempo e che sono sicuro che i nostri delegati ci aiuteranno poi a sviscerare e ad approfondire. PUA e presidi sanitari del territorio. PUA, non so, insomma, credo che una buona parte di voi sappia cos'è. Comunque, un punto unico d'accesso dovrebbe essere la prima sperimentazione concreta dell'integrazione sociosanitaria, cioè il cittadino non ha più varie porte d'accesso, ma ne ha una sola dove a cui rivolgersi e per ottenere risposte sia in ambito sociale che sanitario, per ottenere orientamento, informazione, accompagnamento. E ad oggi questa è una fatica continua e costante con cui ci confrontiamo. Uno, perché i nostri territori non sempre sono pronti ad accogliere una novità di questo genere, non i territori, la macchina amministrativa, perché i territori ne sarebbero ben contenti. E due, perché spesso questi servizi di accoglienza sono stati nel corso del tempo esternalizzati, cioè non sono interni all'amministrazione capitolina, o meglio, l'amministrazione capitolina nel tempo ha deciso di investire soggetti esterni per realizzare questo tipo di servizio. Parallelamente la regione ci stava cominciando ad aiutare, almeno noi immaginavamo che questo potesse avvenire, con dei finanziamenti per facilitare questa integrazione. Ad oggi non abbiamo capito, cioè, vi parlo terra terra, cioè noi questi soldi li vediamo sul nostro bilancio, ma non siamo in grado di utilizzarli. Non capiamo perché la regione non ci aiuti in questo, visto che comunque è un'idea, insomma, ottima, che rientra nella mission sia della regione che di Roma Capitale. Detto ciò, l'altro elemento, ritornando all'inizio del discorso, l'altro elemento con cui ci siamo confrontati con l'allora commissario straordinario erano i presidi ospedalieri. Noi sul territorio del terzo municipio non abbiamo un ospedale. L'ospedale di riferimento più vicino del terzo municipio è il Policlinico Umberto I o il Sant'Andrea. Non abbiamo servizi H24, quindi capite che è una criticità importante. Siamo circa 250.000 abitanti. Capite che, insomma, è una difficoltà concreta. Abbiamo fatto delle proposte, speriamo, insomma, che insieme anche a Davide Barillari troveremo un modo per, come dire, fare le pressioni dovute e ricevere le risposte dovute. Vado avanti. Secondo incontro, naturalmente, il direttore di distretto, il nostro distretto sanitario. Riprendiamo gli stessi identici discorsi.
però a un livello un po' più concreto, perché effettivamente c'era stata nel tempo una buona prassi di collaborazione tra i servizi sociali, territoriali e i servizi sanitari, tant'è vero che le due anime si erano confrontati e formati insieme per un anno per arrivare quest'anno ad aprire il PUA, per cui avevano stabilito prassi, avevano fatto una formazione congiunta, avevano stabilito come sarebbero dovuti funzionare i PUA. Un lavoro importante che noi ci siamo ritrovati, onestamente, non l'abbiamo fatto noi, fermo a rischio di essere sprecato, Nel frattempo parte la conferenza sanitaria locale. Il nostro presidente, in assenza dei delegati del sindaco, diventa, essendo il presidente del municipio più popoloso, il delegato del sindaco. Facciamo il presidente della conferenza sanitaria locale e delegato del sindaco. Vuol dire tutto e niente, nel senso che poi questi sono spazi dove o si lavora ragionando e mettendo le mani, oppure i nomi e i titoli servono ben poco. Per cui ora speriamo che questo nuovo inizio con l'individuazione dei delegati possa portare dei risultati concreti. Cerco di entrare ancora di più nello specifico. Quali sono state poi gli altri passi di collaborazione e interazione con la sanità sul territorio? La conoscenza dei vari servizi sul territorio, quelli che ci riguardano da vicino. I servizi di base, su cui non mi spendo troppo avendo fatto qualche flash prima, quindi presidi sanitari, primo soccorso, casa della salute, cose che noi diciamo, vediamo con il binocolo perché non ci stanno, se non i presidi sanitari di base. Dopodiché gli altri due elementi che ci riguardano più da vicino nella quotidianità, il contatto con il DSM e con il TSMRE. Il TSMRE, vabbè, partiamo da questo perché è una ricaduta importante, cioè noi finanziamo con... tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva, l'acronimo è questo. Si occupa di, appunto, di fare riabilitazione dell'età evolutiva, si occupa di fare diagnosi, di fare valutazioni, si occupa tra le varie cose di una cosa specifica che ha una ricaduta immediata su di noi, delle certificazioni che consentono ai nostri ragazzi di accedere al servizio di assistenza scolastica nelle scuole, che il Comune di Roma finanzia con delle cifre importanti. Considerate che il nostro bilancio municipale è di 16 milioni totalmente, complessivamente, il SAIC scuola così è, diciamo, sta sui 3 milioni d'euro, quindi parliamo di una fetta importante del bilancio municipale. Tra le altre cose, con un'attenzione al futuro, siamo riusciti a fare delle piccole economie prevedendo che nel corso dell'anno, se ci fossero state ulteriori valutazioni di ingressi di ragazzini, noi eravamo pronti ad accoglierli. Però se poi dall'altro lato abbiamo uno o due neuropsichiatri per tutto il territorio del municipio Terzo, 250.000 abitanti, capite che si crea un collo di bottiglia potentissimo, a cui noi poi in qualche modo rispondiamo cercando soluzioni creative che però, diciamo, non possono essere un tampone provvisorio, emergenziale, ma che richiede una programmazione congiunta, no, insieme all'ASL, perché questo venga fuori. Altri due strumenti di integrazione sociosanitaria che riguardano le scuole sono i GLH e i GLI. I GLH, come sapete, sono questi gruppi di lavoro handicap che si incontrano con una certa regolarità all'interno delle scuole e che vedono la presenza dei vari attori sia municipali che dell'ASL. Intanto è difficile, ma non per colpa loro, ma perché sono realmente pochi, che ci siano dei neuropsichiatri presenti, ma nulla questo sulla professionalità, ma se non ci stanno è difficile che possano essere presenti.
ci si focalizza sui casi specifici per programmare l'intervento durante l'anno. Un momento importante di assoluta programmazione sociosanitaria, di integrazione sociosanitaria sul territorio, però che si scontra poi con le difficoltà oggettive della mancanza di personale. Un'altra cosa che è avvenuta nel corso degli ultimi anni è la trasformazione dei gruppi, dei GLI di istituto, dei gruppi di lavoro di istituto, in gruppi di lavoro per l'integrazione. Io ho chiesto, questa è una piccola novità, insomma, io ho chiesto ai vari dirigenti scolastici che l'amministrazione comunale, o comunque municipale, io come assessore, fossi tra i fondatori dei gruppi di lavoro di integrazione nelle varie scuole, per cui formalmente, ufficialmente saremo presenti anche lì, a testimonianza della volontà di integrare il lavoro sociale con quello sanitario e non solo, ma proprio con il territorio, ed è una delle, secondo me, delle possibili, come dire, sollecitazioni per il futuro. Quanto tempo? Io continuo ad andare a ruota. Purtroppo bisogna mantenere gli interventi in tempi minori rispetto a quelli preventivati, quindi 10 minuti di intervento, non ho preso, ma va bene, okay. Però è talmente interessante. No, nel senso che io ho un altro po' di cose. Scegliere interessante. Vabbè, due allora, cerco di essere sintetico. 285 e piano sociale. Allora, Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, 285 del 97, un altro delle aree di assoluta integrazione sociosanitaria. Assoluta integrazione sociosanitaria, perché sono degli strumenti che ci permettono di fare formazione, informazione, prevenzione, di raccogliere il disagio concreto quotidiano di fasce come minori, adolescenti e famiglie che sono sensibili. Vi racconto brevemente, arriviamo alla 285, almeno nel nostro municipio, ferma come nuove progettualità dalla nascita, cioè i progetti presentati sono gli stessi da 20 anni. Esattamente identici. Valutiamo, sentendo anche i riscontri dei servizi sanitari territoriali, che non sono più rispondenti alle necessità del territorio. Riprogettiamo, riprogrammiamo con una delibera di giunta, indicando quali sono le priorità progettuali sono: centro per la famiglia, risposta con centri di aggregazione giovanile con due indicazioni precise: nuove dipendenze e luoghi della movida. Terzo, osservatorio sulla dispersione scolastica. Voi dite che c'entra questo con la sanità? C'entra molto. Centro per la famiglia raccoglie dei disagi che il TSMR spesso individua, focalizza. Abbiamo chiesto e inserito che ci fosse una sorta di conferenza di servizi permanente che coordini gli interventi in quest'area, con la presenza specifica del TSMR, al fine di programmare e seguire da vicino. Tra l'altro, sulle nuove dipendenze c'è un accordo di massima con il CERT del territorio e sui luoghi della movida e le nuove dipendenze per fare delle progettualità congiunte con un monitoraggio di cui si occuperanno loro nello specifico. E un'ultima, chiudo sulla 285, due spunti sul piano sociale cittadino. Noi dobbiamo tenere dentro le ASL, so che sono, come dire, forse li abbiamo un po' sottovalutati nel pensare ai nostri piani sociali. Siamo ancora in tempo a recuperare, li dobbiamo tenere dentro in questa fase in cui stiamo progettando, assolutamente indispensabile, per due motivi: uno è la progettualità di base con cui noi ci dobbiamo confrontare, due, una cosa su cui noi come Roma Capitale siamo assolutamente carenti in maniera terribile, sono i dati. Noi non abbiamo numeri, non abbiamo dati, non abbiamo analisi del bisogno, abbiamo poco. Le ASL, nonostante le difficoltà estreme in cui si muovono, hanno dati,
hanno dati, hanno numeri, ci possono aiutare moltissimo a leggere il bisogno del territorio. Per cui non c'è quasi il mio intervento. Per cui io su questo mi fermo, perché questo è un trade union importante su cui secondo me lasciarci e ripartire. Vi ringrazio. Grazie per l'ascolto. Giuseppe, esperienza utilissima, perché sul campo siamo una persona. Cioè, quello che lui fa adesso è anche frutto della formazione, come ripeto, sia a livello di competenze sia a livello di coordinamento e di collaborazione con le persone che ha potuto mettere a frutto, no, negli anni, in quei anni, del tavolo politico e sociale del Comune di Roma.